Che affronterà una questione relativa alla TARS. Allora, nel 2013 è entrata in funzione la TARES. Questo è un nuovo tributo comunale per i rifiuti e i servizi e serve per la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione RSU e costi per i servizi indivisibili dei comuni. Vediamo che tutte le superfici saranno soggette al tributo, si pagherà sull'80% della superficie catastale. Questa tassa è composta da due parti, la parte A per quanto riguarda la parte dei rifiuti, dove appunto i componenti di questo tributo sono dati dagli investimenti e relativi ammortamenti, la quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, il servizio fornito, l'entità dei costi di gestione, i costi per lo smaltimento in discarica, e la parte B che riguarda tutti i servizi indivisibili dei comuni, quali illuminazione, anagrafe, polizia locale, eccetera, eccetera. Cosa succederà? Questa tassa che andrà a sostituire la vecchia TARSU praticamente già prevede che costerà circa il 30% in più rispetto all'anno scorso, quindi con un aumento medio di circa 100 euro per famiglia. Inoltre dovranno essere aggiunti altri 30 euro mediamente per la parte dei servizi indivisibili dei comuni, quindi per l'illuminazione, anagrafe e polizia, come abbiamo già detto, che gravano da 30 a 40 centesimi al metro quadro. Queste sono stime che sono state fatte dall'osservatorio, quindi dal Ministero. Il Comune di Belmonte già l'anno scorso, per mezzo del commissario Garofalo, aveva aumentato al 30% la TARSU, quindi quest'anno ci ritroveremo con un aumento nel giro di 2 anni di circa il 70%. Quindi, signor Sindaco, le chiediamo, a che punto sono i conteggi relativi alla TARES? Se una volta definiti saranno spiegati ai cittadini e associazioni al fine di apportare modifiche se possibili per far risparmiare la cittadinanza prima di portare il testo definitivo in consiglio comunale. Nella modulazione della TARES il comune assicurerà delle riduzioni per la raccolta differenziata che è già iniziata. Visto che il comune deve approvare il regolamento prima dell'approvazione del bilancio di previsione, l'ATO ha già trasmesso il piano finanziario? E se sì, i costi come sono stati modulati? Con la nuova normativa, cioè differenziando la quota domestica dalla quota non domestica. Abbiamo finito. Prego. Possiamo fare anche un'altra domanda, magari, tra? Ecco, dopo che il professore Giacone ci ha fatto sorridere, Filippo... Purtroppo c'è questo problema, un argomento un po' tosto, perché in effetti noi cittadini siamo un po', sì, è un argomento un po' tosto e duro, perché noi cittadini siamo un po' preoccupati da questi continuamenti che si prospettano da qua nei prossimi anni. Da un lato devo dire siamo contenti e siamo pronti, come abbiamo dimostrato anche almeno per 2/3 del paese, a fare la raccolta differenziata, perché penso che il paese sta rispondendo molto bene, anzi qualcuno di noi ancora diciamo vuole farla questa raccolta e aspettiamo la fa abusivamente. Posso dire allora che mentre c'è qualcuno che magari la fa abusivamente, c'è qualcuno che non la fa abusivamente, perché i contenitori vicino a casa mia, perché ancora abito nella zona sotto via Don Puglisi, sono stracolmi ogni tanto e vedo gente che non è della nostra zona. La maggior conferma questo. E quindi noi ci chiediamo, quindi siamo contenti di fare la differenziata, però nello stesso tempo siamo e vogliamo essere contenti anche di capire in che senso, in che modo, dal punto di vista economico, questa raccolta differenziata può influire nelle nostre tasche, un certo, perché io dico ok, facciamo la raccolta differenziata, sappiamo che risparmiamo X euro, 10 euro, 5 euro magari so che il comune ha problemi di bilancio e quindi andranno a serviranno per pagare il pullman per gli alunni di scuola, esempio, sto facendo un esempio così, serviranno per fare qualsiasi altra cosa, ma 5 euro, cioè sarebbe bello che la bolletta della TARSU diminuisse. Non dico che tutta
tutta la cifra che si va a risparmiare dovrebbe servire per questo, ma almeno una parte, in modo tale che c'è anche una risposta da parte dell'amministrazione, un incentivo a maggiore, a aumentare, a fare ancora sempre meglio, sì, appunto, essere più virtuosi nella raccolta differenziata. Alla luce anche di questi, diciamo, perché se analizziamo gli ultimi 3-4 anni, cioè chi, per chi paga, appunto, perché poi c'è anche, sappiamo benissimo che c'è gente, diciamo, nel 2011, se ricordo bene, c'erano circa 50 famiglie che avevano bisogno di aiuti anche economici, ma nel 2012 la percentuale si è triplicata. Quindi che non paga perché magari non riesce a pagare, e sappiamo bene, diciamo, che i motivi sono tantissimi, economici sicuramente. Io vi posso dire un'esperienza personale, proprio in questi giorni alcuni anche familiari stanno andando fuori perché non trovano lavoro e sono costretti ad andare fuori per cercare lavoro. Quindi, cioè, la situazione, diciamo, economica e finanziaria, diciamo, delle famiglie piemontesi non è tale da poterci garantire facciamo un aumento del 30 o del 70% in 2-3 anni e quindi tanto noi riusciamo e continuiamo a pagare. E poi, oltre a questa cosa qua, volevamo capire anche quindi in che modo l'amministrazione comunale sta pensando a ridurre questa tassa, e anche in che modo sta intervenendo sui problemi, diciamo, che anche da un anno continuano purtroppo a esserci, perché vabbè, le cause atmosferiche eccetera eccetera, manto stradale, i problemi che sappiamo dell'acqua, della pompa che ogni tanto si guasta, ma sappiamo benissimo che ci sono delle soluzioni che possono bypassare questo problema grossissimo, e quindi è far risparmiare anche sulla bolletta dell'acqua, che è sempre abbastanza salata. Chiudo perché voglio dare anche la possibilità agli altri di fare interventi. Mi colpiva una cosa velocissima, Pastor Vincenzo, quando parlavi della TARES, a un certo punto parlavi della parte B. Quest'anno, cioè con la TARES, c'è la sorpresa che il cittadino paga pure il dipendente che fa l'anagrafe. Cioè, la polizia municipale è il nostro carico, cioè nei costi dell'immondizia ci hanno messo lo Stato, questo in questo caso l'ha fatto, ci ha fatto questa bella sorpresa, ci ha messo i costi del personale interno. Cioè, questa cosa, dico, mi sembra anche tradizionale. Per cui, da questo punto di vista, diciamo che non abbiamo un governo che ci sta così aiutando. Non lo so se poi da qui può esserci l'assessore al bilancio che ci può dare un chiarimento. Se, visto che noi cittadini pagheremo gli stipendi al personale dell'anagrafe, se le risorse degli stipendi dell'anagrafe verranno stornati per servizi al cittadino. Cioè, ad esempio, se abbiamo bisogno di una, servono 50.000 euro, 100.000 euro per attività sociali, culturali, se possiamo decurtare dagli stipendi non pagati direttamente dai fondi del comune, ma pagati dai costi del servizio, no? Perché comunque quelle risorse sono, le paghiamo due volte, non so se mi sono riuscito a spiegare. Vincenzo. No, per rimanere in tema ATO e rifiuti, volevo riprendere l'intervento del sindaco fatto al question time di novembre, anche in relazione al recente manifesto del cantiere popolare sul debito contratto, sul mutuo per pagare il debito ATO.